Per secoli, e le ha detto, le nazioni si sono battute le une contro le altre, ma noi sogniamo un mondo nel quale le contese siano risolte dal diritto e dalla ragione. Tenteremo di fare in modo che così avvenga. La ringrazio, signor Presidente, per questo incontro, che è una rinnovata testimonianza di solidarietà italo-americana. Noi facciamo troppo riferimento agli americani, agli inglesi. No, il mondo è fatto per correnti trasversali. Noi abbiamo creduto in una democrazia. In via Fani c'era il bar Olivetti e tutto era stato organizzato attorno a quel bar e forse anche dentro quel bar. Si tratta di azioni di comando. E c'erano anche i brigatisti. I conti non tornano. Io non fui sostituito da nessuno. Non ci fu il servizio di bonifica. Questa è la cosa grossa. L'operazione di via Fani è un colpo di Stato. Ha sparato da lì contro la scorta di Moro. Quanti ne riconosce gli autori? Ma tantissimi. Che poi è andato a sparare alla guardia di Altino per fare l'esecuzione. L'ho visto, è passato proprio sulla strada. Guarda che noi guardiamo in faccia nessuno, Nel piano di Senzani doveva essere trasmesso in diretta nel telegiornale delle 13. Io ci ho studiato su questo personaggio. Un nemico che percorreva come un cerchio. Era un cortile, un Moro che ci camminava dentro. Non mi ricordo che la foto fosse stata presa in notturno. Rendiamoci conto che questi non hanno scrupoli. La morte di Moro è stata decisa prima che venisse rapito e non dalle Brigate Rosse. Prego Moruti, autista della 130, attentato Ricci.